Iniziamo subito. Ho già realizzato la base viso con il nuovo fondotinta di Benefit Cosmetics. Ho sistemato le sopracciglia sempre con la matita Goo Proof di Benefit. Dopodiché ho semplicemente riscaldato un po' il volto con un po' di bronzer. Allora, in primis voglio utilizzare come make-up occhi una palette che ha fatto scalpore. Credo che sia una delle palette più belle non solo per l'estate, ma per sempre. Nel senso, è ottima d'autunno, inverno, primavera. Sto parlando della nuova Emme Bored Suite di Moolak Cosmetics. Allora, ragazze, è una palette straordinaria. Io l'ho portata con me a Favignana, Taormina, veramente ovunque. Non sto qui a descrivervi le colorazioni perché comunque nasce come una palette dei toni nude, ma la cosa bellissima che Cindy ha sicuramente non si è lasciata scappare è anche poter inserire direttamente un ombretto dei toni scuri in una palette nude. Allora, ragazze, non è una palette scontata perché contiene pigmenti pressati, comunque cremosi, nude, ma sfumabili al massimo. Cioè, con questa palette potete creare un'infinità di look pazzesca, pazzesca, dal nude look per andare in ufficio, dal nude look per andare a fare la spesa, dal look un po' più strong, un po' più elegante, insomma, anche per una serata particolare. Allora, ragazze, non è quindi una mia impressione perché, ripeto, l'ho già utilizzata veramente, veramente tantissimo. Allora, iniziamo con oggi, siccome è mattina, tra l'altro, più tardi dovrei anche girare delle interviste, voglio ricreare realmente un make-up nude. Allora, iniziamo subito applicando il colore Topless, nonché il colore appunto più chiaro della palette. Ok, come colore di transizione utilizziamo Comfort Zone, lo utilizzo sempre con un pennello da sfumatura e lo applico sulla palpebra fissa. Cioè, guardate la pigmentazione, ragazze. Dopodiché mischio a Comfort Zone Underneath, applico. Ok, ragazze, quindi ho applicato Topless su tutta la palpebra, Comfort Zone e Underneath, e già vedete che si è creata una bella sfumatura dei toni nude. Allora, il make-up è comunque già molto bello così e vedete comunque la pigmentazione realmente, realmente elevata degli ombretti, quindi è già molto bello. Però siccome voglio farvi vedere anche la performance del colore un po' più scuro e precisamente di Taboo, applichiamo, sfumiamo un po' sull'angolo esterno dell'occhio questo colore, questa colorazione. Allora, praticamente è nero, ma la particolarità è che comunque contiene all'interno, è un nero fumo che contiene all'interno questi micro glitter leggeri, sono dei glitter impercettibili dalla colorazione argentata lilla. Ragazze, è bellissimo. Magari successivamente, se volete che vi realizzi con questa palette uno smokey eyes, fatemelo sapere. Sfumiamo Taboo sull'angolo esterno dell'occhio. Bellissimo. La sfumatura con Taboo, io credo che sia sofisticata, elegante, professionale e, come avete visto, basta veramente poco. Basta utilizzare solamente questi ombretti che, tra l'altro, cioè, non hanno spessore. La polvere è realmente sottile. Ragazzi, io sulle palpebre non applico primer, non applico nulla. E la durata di questi ombretti Moolak, allora io già amo gli ombretti Moolak, voi lo sapete, ma questa palette è di un livello top. Ok, ragazze, un colore un po' più shimmer, un colore un po' più luminoso, dobbiamo utilizzarlo. E sono indecisa tra Like a Virgin o Flawless. Sono due colori
straordinarie, pigmentati, che riflettono luce, che danno anche un po' quell'effetto bagnato, ragazze, flawless è quello che adoro. Allora, scegliamo flawless, applichiamo direttamente con le dita, ve lo consiglio, perché comunque secondo me rendono di più. Cioè, ragazze, guardate. Applichiamo flawless, sfumiamo, perché comunque dopo per amalgamare un po' i prodotti sfumiamo. Wow! Ok ragazze, questi sono gli ombretti che ho utilizzato, adesso concludo applicando l'eyeliner, ma ci vediamo tra qualche secondo non appena arriva il momento dell'applicazione del mascara. Ok ragazze, ho terminato il trucco occhi, adesso però passiamo all'applicazione del mascara. L'ho concluso solamente applicando un eyeliner che adoro, ragazze. Lo comprai circa 3 anni fa a Luca Comics ed è il brand Miracle Romance, quel brand giapponese che ha lanciato i cosmetici dedicati a Sailor Moon. Ragazze, qui non potete vedere il packaging completo perché c'è un empty case, ma è straordinario. Lo scettro lunare di Sailor Moon ed ha una scrivenza meravigliosa. E dopo, invece, visto che non ho voluto sfumare nessun ombretto sotto la rima ciliare inferiore perché comunque giorno, insomma, voglio un make-up un po' più smart, ho applicato la matita sempre di Mulac, la numero 01 Shiva. Allora, ragazzi, anche qui parliamo di scrivenza, di texture, la mina è veramente morbida. E come vedete scrive perfettamente anche all'interno dell'angolo dell'occhio, all'interno della rima ciliare. Allora, ragazze, voi avete visto che ho fatto una sorta di video sul nuovo Black Mamba di Mulac Cosmetics, ma voi dovete sapere che io adoro anche Gentleman sempre di Mulac Cosmetics. E siccome magari vi lascio su il video applicazione di Black Mamba, tra l'altro c'è anche la recensione su giornalabellezza.it, voglio farvi vedere in diretta l'applicazione di Gentleman. Allora, vi faccio vedere anche una differenza, la differenza degli scovolini. Allora, Black Mamba ha uno scovolino più piccolo con tantissime setole, ok, in silicone. Invece, guardate un po' la curvatura iconica di Black Mamba, che promette ciglia super volumizzate. Black Mamba le differenzia, che è una meraviglia. Comunque, ho deciso di applicare Gentleman. Ok ragazzi, il trucco occhi è terminato, adesso passiamo velocemente, vedrete un po' quello che utilizzerò sul viso e sulle labbra, mi soffermerò perché sceglierò di utilizzare sempre un nuovo rossetto della collection in Ember the Suit di Mulac Cosmetics, utilizzerò una Velvet Ink. Vi dico solamente questo. Applichiamo blush e illuminante, dopodiché passiamo ai rossetti. Allora, passiamo al trucco labbra e ovviamente non posso non farvi vedere i nuovi Velvet Ink della collezione in Ember the Suit. Allora ragazzi, intanto vi faccio vedere gli swatches. E adesso sceglierò con voi quale utilizzare. E allora, io li ho provati tutti e tre. Quelli che, le colorazioni che prediligo sono Milfa la seconda, ragazze, è bellissima, questo colore, questo tono pescato con un pizzico di rosa, è bellissimo e secondo me sta bene a tutti gli incarnati. Spogliami ragazzi, è straordinario, devo dirvi che anche se sono chiarissima di carnagione, l'ho applicato sfumandolo con un pennellino, perché voi se pensate un po' le tinte labbra, io ho scoperto che se le applico qualsiasi tinta labbra con un pennello labbra, il colore rimane sempre pigmentato ma un po' più scarico, nel senso un po' più tenue, quindi è veramente bellissimo. Poi, che dire di Ina Damas? Ina Damas è una colorazione un po' più chiara, questa è un po' più pescata. Io sono molto chiara, quindi non mi sta benissimo, però utilizzo magari in combo anche degli altri rossetti, ad esempio anche il gloss della Feminine Collection,
comunque hanno tutte una colorazione nude, devo dire che la combo tra Feminine Collection e in Adamas sono, è veramente un'ottima combo. Allora ragazze, io vorrei farvi vedere MILF alla seconda, quindi applichiamo MILF alla seconda e vediamo un po' cosa ve ne pare. Questo è il make-up ultimato, ricreato interamente con la nuova collezione di Moulak Cosmetics in Embroidered Suit, il trucco occhi appunto ricreato con questa palette straordinaria dai toni nude, ma non solo, secondo me è di un'eleganza straordinaria. E dopodiché sulle labbra ho applicato sempre uno dei rossetti di Moulak Cosmetics della collection in Embroidered Suit, MILF alla seconda. Promuovo a pieni voti ovviamente la collezione, ma direttamente giù nell'articolo trovate caratteristiche tecniche, dettagli, concept, swatches, quindi mi raccomando leggete l'articolo, fatemi sapere cosa ne pensate, io vi dico che sicuramente, e lo vedrete, il Embroidered Suit è una palette che porterò con me in vacanza. A proposito di vacanza, il giornale della bellezza.it non si ferma e ogni giorno troverete degli articoli dedicati alla cura della persona, alla bellezza, al fashion, alla moda, info e curiosità a 360 gradi sul mondo beauty. Seguiteci!